Salve gente da Restrike 89. Finalmente, e ripeto, finalmente posso darvi il benvenuto nella mia prima serie. Questa non è la prima puntata, ma è solo un'introduzione per voi per farvi capire come funzionerà questa serie. Perché praticamente qui siamo sulla mappa originale per un motivo ben preciso. Ho voluto fare la mia serie su questa mappa per dare la possibilità a tutti voi di partecipare alla nostra serie. Come operai ad ogni puntata, avere uno di voi diverso, così da dare la possibilità a tutti di entrare. Non ho intenzione di inserire nessuna mod. Così tutti potete entrare senza dover scervellarvi o andare in cerca sui vari siti dove scaricare e così via. Come ospiti ci saranno uno o due per puntata dei membri dell'Iron Team, quindi o Iron Farmer o Mark o Lele o Arbos, e poi vedremo di avere qualche altro ospite speciale ogni tanto. Sì, come vedete, qui abbiamo qui ho la drive control inserita, ma quando sarà ora di giocare con voi, praticamente verrà tolta anche questa drive control e vabbè, altre mod strane. E che dire? Ora faremo qualche prova per farvi vedere. Se si vede bene, cioè come risoluzione, e se a voi può andare bene, se va tipo lagga, va a tratti o cose varie. Quindi partiamo subito con questo schifo di trebbia, o catorcio, o come volete chiamarlo. Qua abbiamo la drive control o iniezione manuale. Allora, fatemi vedere un attimo, colleghiamo la barra, abbassiamo, aspettate, abbassiamo e accendiamo. No, aspettate. Ecco, ho fatto subito la mia gaffa. Non l'avevo dispiegata. Vabbè, qui accendiamo anche la danna paglia, che è già attaccata. E partiamo. Piano piano faremo le nostre scelte insieme su cosa acquistare, dove spendere i nostri soldi o così via. Ah sì, se vedete, se guardate, le texture le ho modificate. Le texture del terreno ho voluto cambiarle perché quelle originali non sono il massimo. Ho inserito quelle della Chu River. Visto che comunque sono un appassionato di quella mappa, ho voluto proprio inserirle su questa perché mi sembravano molto belle e poi andremo a vedere le varie texture sia in semina sia in raccolta e tutto. Anzi, vi mostro subito senza l'andana così riusciamo a vedere meglio tutto. La chopper straw non funziona qui perché comunque non l'ho voluta inserire, come vi ho già detto prima. Finiamo questa fila e poi ci fermiamo un attimo per farvi vedere le texture. Quindi ok, spegniamo tutto. Parcheggiamo. Se mi vedete un po' impedito è perché da poco ho acquistato un volante e quindi devo ancora prenderci un po' di mano. Allora, noi andiamo a prendere l'arpice, che è distantissimo, ma non importa. Intanto ci facciamo un giro per la mappa. Colleghiamo, togliamo il freno a mano.
andiamo per strada, perché passare per i campi non mi piace. Voglio che il gioco sia il più realistico possibile, come sapete che con Iron ho sempre fatto così, anche perché da Iron abbiamo la Dragon Control, quindi passando per i terreni coltivati il raccolto veniva schiacciato. Qui, anche se non ci sarà la Dragon Control, eviteremo di passare per i campi. Come vedete, ogni tanto c'è qualche scattino, perché comunque il mio computer non è il massimo. Devo registrare a 30 fps per essere sicuro che non vada a scatti o non mi dia problemi. Beh, qua passiamo sopra anche la paglia, che tanto, quindi abbassiamo il nostro gigante arpice, che è veramente gigante. Ok, partiamo. Mezzi originali abbiamo, come ben sapete, abbiamo l'Agrostar, anzi ne abbiamo due Agrostar e due Hurlimann, che secondo me non sono male come trattori, anzi sinceramente mi piacciono. Allora, qui abbiamo, beh, anzi ci facciamo anche un'altra riga. Allora, allontaniamo un po' la visuale. Abbassiamo e partiamo. Qui mi tira qua e là a causa drive control. Ok, e direi che può anche bastare, quindi ci fermiamo, spegniamo il nostro Agrostar e passiamo all'altro Agrostar, perché qui siamo pieni. Ok, siamo in moto, togliamo il freno a mano e andiamo a riempire la nostra seminatrice. Mi viene male a partire con questa seminatrice, perché per fortuna i campi non sono grandissimi, ma ci staremmo la stessa una vita a seminarli. Ok, andiamo a seminare frumento. È solo una dimostrazione per farvi vedere le texture. Ok, quindi abbassiamo e accendiamo e partiamo subito. Sì, stiamo seminando, sì, Maria, andiamo dritti, è meglio. Casino. Ok, siamo arrivati anche alla fine. Iniziamo, spegniamo tutto, andiamo a vedere. Ecco qua. A me piacciono parecchio. Datemi voi un parere anche per le texture. Qui abbiamo il terreno dopo aver fatto la raccolta, che vedete qualche ciuffo qua e là. Qui è erpicato. Come vedete non è molto scuro, che secondo me è giusto così. E qui abbiamo quello seminato. Anzi, vi mostro anche con l'aratura come viene, e poi posso anche concludere qui il video di introduzione, che forse l'ho già fatto anche troppo lungo. Comunque la serie
Per far entrare voi saremo, che funzionerà tramite Facebook, come anche la serie di Iron. Io metterò un post con l'orario, con l'orario della partita, quando aprirò la partita, e il primo o i primi due, in base a quanti saremo quanta gente dell'Iron Team ci sarà, entrerà. Non vengono prenotati i posti, non funziona così, insomma. Il primo che mi dà la sua disponibilità quando avrò messo il post entrerà e farà la puntata con noi. Quindi vi dico già di non iniziare a scrivermi in privato se potete entrare, perché dopo averlo già spiegato sia in video che e quando lo posterò su Facebook, lo spiegherò anche lì come funziona. Mi seccherebbe rispondere con di nuovo la solita spiegazione di come funziona. Quindi partiamo anche con l'aratura, un piccolo scattino anche ora. L'aratura, non so, è un lavoro lungo, quindi non so se lo faremo o se venderemo subito l'aratro. Magari per le prime puntate, per dar lavoro a tutti, siccome non c'è molta lavori da fare, potremmo anche tenerlo. Quindi andiamo a vedere. Ecco qua. Vedete che è molto diversa da quella originale. Sembra addirittura in 3D. Bene, ragazzi, non mi sembra che ci sia altro da dire. Se avete dubbi, se avete altre informazioni da chiedermi, non esitate a scrivermi sulla mia pagina Facebook o sul mio canale YouTube. Spero che la serie vi piaccia, spero che riuscia a dare la possibilità a tutti di entrare e spero che duri a lungo. A questo punto vi saluto. Volevo ringraziare il mio collega, l'Elex89, per la intro finale realizzata da lui. E vorrei ringraziare anche Iron Farmer per avermi, cioè, se sono qui è merito suo. Se la gente mi conosce qui su Farming, perché lui mi ha dato la possibilità di giocare nella sua serie, sono più che onorato, perché con lui, con Mark, Lele e Arbos mi trovo veramente bene e spero che anche voi vi troviate bene nelle puntate in cui entrerete, perché come vi ho già detto prima, avrete anche voi la possibilità di giocare con loro. Quindi, ragazzi, da RestRike89 è tutto. Un salutone e spero di cominciare al più presto la mia serie. Bene, ciao gente.